Bene amici di androidblog.it, finalmente anche qui in redazione è arrivato il nuovissimo Samsung Galaxy S5 nella colorazione nera. Andiamo subito a scoprire insieme cosa contiene la sua confezione. Come promesso, eccola qui la confezione del nuovissimo Galaxy S5 che abbiamo acquistato per voi nella colorazione nera. Vediamo un po' cosa contiene, oltre allo smartphone che ovviamente viene posto sempre in primo piano. Andiamo un po' a tirarlo fuori se riusciamo. Come vedete qui è presente nella colorazione nera, come vi abbiamo già detto, che a nostro parere forse la colorazione è riuscita meglio fra tutti i modelli presentati di Galaxy S5, in primis del color oro, color champagne, come volete chiamarlo, che forse e sarà uno dei più grandi flop di Samsung degli ultimi anni. Comunque, al di là di questo, troviamo nella confezione di vendita il manualetto per il primo avvio, quindi le prime istruzioni per configurare lo smartphone appena acceso, scusate, gli auricolari in-ear di buona qualità che è possibile sostituire con i gommini che sono adattabili ad ogni padiglione auricolare. Il solito caricabatterie USB di Samsung che da 2 anni a questa parte ormai troviamo all'interno delle confezioni dei vari dispositivi. Poi troviamo il cavo dati USB, micro USB, che forse è uno dei lati più emblematici di questa confezione di vendita. Emblematici perché? Perché Samsung ha integrato a bordo del Galaxy S5 il connettore micro USB da 3.0, diciamo, mentre il cavo USB che è fornito in dotazione allo smartphone è solamente un 2.0. Quindi si è passati per un'innovazione in un certo senso, ma si è comunque ritornati come un gambero con qualche passo indietro, però al di là di questo il problema è facilmente aggirabile, si può comunque acquistare lo smartphone, o meglio si può acquistare un cavo USB 3.0 in separata sede. Andando ad accendere il dispositivo che abbiamo appena diciamo scartato dalla sua confezione, troviamo appunto delle dimensioni pari a 141,9 x 72,3 x 8,1 mm di spessore. Il display di questo Galaxy S5 è un Super AMOLED da 5,1 pollici di diagonale con risoluzione ovviamente Full HD con dei colori veramente spettacolari. Adesso nei prossimi giorni con la nostra recensione vi illustreremo ogni singolo dettaglio di questo smartphone. Ovviamente tutto il dispositivo è animato dall'ultima CPU prodotta da Snapdragon, ovvero la 801 con 4 core che funzionano contemporaneamente alla velocità di 2,5 GHz. La memoria RAM a disposizione dell'utente è di ben 2 GB, mentre la memoria interna, ovviamente espandibile tramite micro SD che troviamo qui nella parte posteriore, è da 16 o 32 GB a seconda della versione che decidiamo di acquistare. E come vi dicevamo, qui è possibile inserire la micro SD nello slot superiore, mentre nello slot inferiore possiamo utilizzare la SIM in formato micro. La fotocamera che è presente nella parte posteriore del dispositivo è da 16 megapixel, ovviamente con flash LED, mentre accanto al flash LED è presente anche il lettore per i battiti del cuore, quindi la nuova introduzione sul nuovo Galaxy S5 di Samsung. Invece nella parte frontale del dispositivo troviamo ovviamente il solito altoparlante di sistema, la fotocamera frontale da 2 megapixel e il pulsante home fisico. Pulsante home che ovviamente permette anche di diciamo si può utilizzare oltre che come normale pulsante anche come lettore di impronte digitale che vedremo in modo approfondito all'interno della recensione. I tasti software, i tasti virtuali presenti qui nella parte bassa del dispositivo accanto al tasto home sono ovviamente retroilluminati e sono il tasto back e il tasto opzioni che quest'anno ha subito alcune modifiche. Comunque al di là di questo tutti i dettagli li analizzeremo nello specifico all'interno della recensione che arriverà nei prossimi giorni. Quindi continuate a seguirci, è per Android Blog Nicola De Cillis.